Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: a distanza di tanti anni ecco la verità sul perché Natalia Titova ha lasciato Ballando con le Stelle. A rivelarlo è la stessa ballerina, ma scopriamo qual è il motivo per cui ha fatto questa scelta. Dopo tanti anni dall'abbandono di Ballando con le Stelle, Natalia Titova rivela il motivo per cui è stata costretta a prendere questa decisione. La verità ha lasciato sconvolti i fan che hanno sempre ammirato la Titova per la sua eccezionale bravura e per la sua bellezza. Ecco cosa ha rivelato sulla sua vita. Natalia Titova e la storia d'amore con Rosolino. Per diversi anni i telespettatori hanno potuto ammirare la splendida ballerina russa Natalia Titova Ballando con le Stelle, trasmissione di successo condotta da Milly Carlucci. La sua grazia e la sua eleganza nel ballo attiravano l'attenzione dei telespettatori che nutrivano per lei una profonda stima. I suoi fan sanno perfettamente che grazie al programma la Titova ha incontrato l'anima gemella, Massimiliano Rosolino, ex nuotatore. Fra i due fu un vero e proprio colpo di fulmine e già mentre erano nella trasmissione si sono innamorati. I due si sono conosciuti nel 2006 e in quella occasione la Titova era insegnante e lui allievo. Alla fine sono diventati compagni di vita e ancora oggi la loro storia d'amore continua. I due hanno anche due figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sidney. Purtroppo, da tempo ormai la Titova ha abbandonato il programma, che era la sua grande passione, ma il motivo che l'ha costretta a farlo è molto serio. Per quale motivo la Titova ha lasciato il programma? Quando la Titova ha lasciato Ballando con le Stelle è stato per lei un momento molto doloroso. In varie occasioni ha detto di averlo fatto a causa di una patologia di cui soffre fin da piccola. La patologia da cui è affetta la ballerina russa si chiama osteomielite, un'infezione che attacca l'osso causata da batteri o funghi. Questa malattia le ha impedito di prendere parte a programmi dove è necessario mettersi sotto sforzo per competere con gli altri concorrenti. In un'intervista rilasciata a Serena Bortone ha detto di essere nata con un ginocchio che era immobile. La nonna della Titova l'ha fatta visitare da uno specialista che ha consigliato un intervento per impedire che l'osso venisse consumato. Col passare del tempo le condizioni del ginocchio della Titova sono peggiorate e quindi ha deciso di mettere fine alla sua esperienza con Ballando con le Stelle. Questa scelta è stata dolorosa per lei, però ha lasciato nel pubblico un ricordo indelebile della sua persona. Infatti nessuno l'ha dimenticata. Cosa fa oggi Natalia Titova? Natalia Titova compare ancora oggi in TV. In particolare è spesso ospite di Serena Bortone, sia da sola ma anche insieme al marito Massimiliano. I due hanno due splendide figlie che amano tantissimo e sono ancora molto innamorati. Però Natalia non si è fermata del tutto con la sua professione. Fra i tanti stage che ha presentato, uno dei più importanti è stato quello di danza latinoamericana presentato all'Alma Club di Orta di Atella. Altro evento importante a cui ha preso parte è il Festival Internazionale di Danza e Ballo che si è tenuto presso il Lido delle Nazioni di Ferrara qualche anno fa. In quella occasione erano presenti diversi personaggi del mondo della danza. Durante il festival ci sono state diverse attività fra cui seminari, workshop femminili e maschili, lezioni, stage, borse di studio. La Titova continua dunque a praticare la sua professione ma sotto un'altra veste, evitando così di sottoporsi a forte stress. In questo modo non rinuncia alla passione della sua vita e continua a farsi ammirare per la sua straordinaria bravura, oltre che per la sua avvenenza.
e Massimiliano le è sempre vicino.